Ciao a tutti e benvenuti in questo video di Codice Inutile che chiamerò spin-off. In questo spin-off molto velocemente andremo a creare questo effetto partendo dal video precedente. E op, ritornano e continuando a cliccarci sopra si ottengono effetti interessanti. Ok? Bene, allora prendendo il nostro file, il nostro progetto, il punto in cui eravamo rimasti prima, vogliamo come prima cosa ingrandire questo cubo. Lo ingrandiamo aggiungendo un const new scale, un vettore dove impostiamo la nuova scala, per esempio la impostiamo a 2,5, e dopodiché fadingcube.root.scale.copyNewScale. Cosa significa? Che il nostro fading cube che abbiamo istanziato prima, prendiamo la sua root, prendiamo la sua scala e ci copiamo dentro il vettore newScale. Ora salvando dovremmo vedere la differenza. Bene, ora il cubo è più grande, ma lo voglio fare ancora più grande. Facciamolo grande 3. Salva. Non sono soddisfatto, voglio farlo ancora più grande e impostiamo una grandezza. Ok, uguale 5. Scale. E lo mettiamo qua dentro, così, in modo tale che possiamo scalare tutto quanto da un unico punto. Perfetto, bei cubi grossi. Ok, ora che abbiamo scalato il nostro cubo, lo vogliamo anche fare ruotare. Quindi andiamo sul fading cube, eccoci qua, e l'opacity al momento è il tempo corrente fratto la vita del cubo. No, non serve a niente al nostro scopo. Il nostro cubo deve fare un fading, quindi opacity è uguale a math sin current time. Vediamo un po' cosa succede. Oppa, vediamo, ed eccolo qua che lampeggia. Ora quello che abbiamo fatto è dare in feed la current time, quindi il valore del tempo passato dall'istanziazione del cubo, in una funzione sinusoidale. Quindi fondamentalmente, se non la conoscete, questo è uno spin-off, non è il momento in cui lo spiego, ma possiamo andare a vedere sinusoide e immagini, ed eccola qua. Fondamentalmente il nostro valore crea un'onda di questo tipo. Ok, quindi a questo punto vogliamo fare un'altra bella cosa. Cosa facciamo? Andiamo a usare, stiamo estendendo basic cube, vi ricordate? Andiamo a usare il valore di this seed per far ruotare il nostro cubo in modi differenti. Quindi if this.seed minore di 0.33333. Se il nostro this.seed è minore di 0.33333, thismesh.rotation.x uguale a current time per 0.5, perché non voglio che vada troppo veloce. E ora andiamo subito a vedere il risultato. Ecco qua, praticamente this seed, ricordate, è un valore casuale. Se è minore di 0.33 il cubo gira. Il valore casuale è impostato al momento in cui creiamo il cubo, quindi il fatto che un cubo giri o no è costante. Bene, a questo punto il nostro cubo sta ruotando sulla x. E andiamo ad inserire un altro bel else di this.seed maggiore uguale 0.333 e this.seed minore uguale 0.666, ovvero se il this seed è un valore compreso tra 0.33 e 0.66, allora this mesh rotation ruota sull'asse y. Copiamo, incolliamo,
this.seed maggiore di 666. This mesh rotation z current time per 0.5. E a questo punto abbiamo creato tanti cubi che ruotano diversamente. Aggiorno. La cosa curiosa che si crea è che quando ne creo tanti uno sopra l'altro iniziano a crearsi dei pattern di overlapping. Tac 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 tac. Girano un po' piano, vero? Vedete, 0.98 sulla X l'ho messo, 1.2 sulla Y l'ho messo e sulla Z non ho messo alcun tempo. Li ho cambiati così da poter avere delle rotazioni tutte differenti, con velocità tutte differenti, così da creare dei pattern. Vogliamo creare dei pattern, vogliamo creare delle cose belle a vedersi, interessanti, con cose semplici. Questo video, ci vediamo al prossimo video. Ciao!